Eccoci. Ciao a tutti. Oggi una meta molto tranquilla. Andiamo a fare il sentiero Rilke, Rainer Maria Rilke. Siamo a Sistiana e andiamo fino a Duino. È un sentiero breve, facilissimo, però ci sono delle falesie magnifiche ed è tutto a picco sul mare. Quindi state con noi che ve lo mostriamo. Va bene. Tira su per di qua. La cerca una macca a disposizione, non credo. Questo deve essere il collegio internazionale, il collegio del mondo unito. Questo? Sì. Ah. Comunque promette molto bene come percorso, e guarda che vista, è pazzesco, cioè guarda, allucinante quanto bella che è. Bello. Facciamo una panoramica, da dove si vede Trieste. Qui c'è il castello di Duino e di dietro c'è la rocca, quella vecchia. Sì, dovrebbe esserci il castello vecchio, quello. Sì, che... esatto. Dove c'è la dama bianca di dietro, giusto? C'è la roccia bianca, sì. Esatto. Durante la notte, dopo essere stata ammazzata dal marito geloso. Lo facciamo un po' fuori pista, così vediamo fino a dove ci porta. Meglio di no. Andiamo su per di qua, vediamo. È troppo bello questo percorso. Qui questi belvedere. Cioè, guarda. È
erano posti di vedetta della prima guerra mondiale. Questi qui? Sì. Guarda che rocce. Allora, sentiero si chiama il sentiero Rilke, per via del poeta austriaco Rainer Maria Rilke, che ha composto qui le elegie duinesi, perché era ospite al castello di Duino in onore della principessa Maria d'Austria nel 1910. Gli hanno dato il nome al percorso per questo? Sì, poi il sentiero dopo gli anni 60 è stato abbandonato ed è stato recuperato una ventina d'anni fa e adesso è ben tenuto, come ben potete tenuto, vedere. È anche molto bello. Molto bello da fare. Infatti tutte queste zone di vedetta, certo, sono state ripristinate come Belvedere. E ti dico, in la effetti... verità, è uno dei pochi percorsi belli così. Sì, 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 a picco sul mare. Cioè, a picco sul mare. E guardate che fiori, poche nascite. Cioè, una cosa... quanto belli che sono. Consigliato adesso in primavera oppure in autunno, perché d'estate sì, qui deve fare un caldo. Favoloso, veramente, come posto, niente da dire. Niente da dire. E si sale. Ui. Ho il zaino che tira lì dietro. Foto? No, la luce con la... proviamo ad andare giù, cosa dici? Qua ci vorrebbe una pila neanche portata via, fatalità. È buio. Che bello, che vista, ragazzi miei, pazzesco, allucinante quanto bello qui. Ecco, ci siamo all'interno di una postazione militare che era stata costruita durante la Grande Guerra per controllare ovviamente il mare. E poi alcune di queste zone sono state rifatte come Belvedere, ma questa per esempio no, perché è tutta scavata. Tutta scavata, le facciamo vedere così, è una cosa favolosa. Peccato che qualche individuo si diverta a scrivere, che anche no, dai, un po' di educazione bisogna avere. È vero o no? Però cosa vuoi? Guardate che vista, eh? Ve la facciamo vedere. Cioè, guardate giù. Oh. Un po' passa la barcolana, credo. Eh sì, no? Penso anch'io. Sì. A settembre, credo, sì. 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 Entriamo. Beh, di qua non lo passo perché insomma. Ti incastri. Mi incastro. Torniamo su. Ed ecco qui. E siamo sopra.
che vista, eh? Favolosa. Con la partita, con la bella. Sì, bella, proprio. Sembra finto. Favoloso da qui. Siamo arrivati, qui siamo a Sistiana. Sì, qua siamo al porto che durante la seconda guerra mondiale ospitava i sommergibili e adesso tante belle barchette da diporto. Ah, ospitava i sommergibili questo qui. Sì. Vabbè, proviamo ad andare, vediamo. Allora, si arriva all'informazione. Praticamente poi si scende per andare giù al porto, si scende per di qua e si fa tutto un percorso stupendo nel bosco e non si fa neanche un po' di asfalto. Guardate che vista stratosferica. Quindi, conclusione? Sto guardando le foto che ho fatto. Sì. Ok. Ti ha detto lui di fare attività sportiva? No, no, così però. Non ha specificato, questa è attività sportiva all'estremo. Vista come sono presa. Aspetta. Bello questo sentiero, bisogna dire la verità. Cioè, l'abbiamo trovato per caso, ma praticamente quando si arriva al bar a Sistiana ci sono delle scalette alla fine del giardino, sì. Si va giù e si prende questo sentiero. Bello. Che speriamo arrivi al porto. Insomma, qui siamo al porto. Siamo al porto di Sistiana. Di Sistiana. Cioè, noi praticamente si doveva partire da qui, invece siamo partiti da Duino. Sì, ma si può fare in entrambe le direzioni. Sì, anzi, forse è meglio la partenza che abbiamo fatto noi. Vabbè, troviamo un posto dove mangiare. Allora, abbiamo preparato il piatto da portata. Sì. Adesso ci si mette l'insalata già lavata. Le mani sono pulite. Le mani del cuoco sono sante. Sono sante. Allora, andiamo a preparare il letto di insalata.
Guarda che precisione, eh? Oddio, guarda precisione. Che precisione. Proviamo. Allora, mozzarella, pomodori, questo è l'origano. Sì, adesso mettiamo l'olio. Cioè, non è da tutti avere il piatto da portata in montagna, eh? Insomma, la caprese, dai. Dai, ci siamo mentecate e olive, vabbè. Abbiamo finito di mangiare. E adesso riprendiamo la via del ritorno. Sì, andiamo verso... Duino di nuovo. Duino, esatto. Verso il castello. Ok, andiamo, dai. Ecco, siamo arrivati alla fine del percorso del sentiero Rilke che va da Sistiana a Duino. Adesso siamo a Duino, al Castello Vecchio, come vedete, quello che sì. Ha ispirato le leggi duinesi di Reinhard Maria Rilke. E il percorso è molto bello, estremamente panoramico, molto semplice da fare, consigliato anche per famiglie, e speriamo vi sia piaciuto quanto è piaciuto a noi. Alla prossima. Ciao.